Carissimi amici, un affettuoso saluto a tutti voi e davvero un grazie perché avete la pazienza di seguire un po' questa nostra trasmissione, Logos, questo che vi aiuta anche un po' a riflettere. Io chiedo scusa per la mia voce, ma meno vorrei parlare, più sono costretto a parlare per il mio ministero e quindi la mia voce è sempre un po' sottotono. Bene, questa è la Domenica del Buon Pastore, perché il Vangelo che ordinariamente si legge in questa quarta Domenica di Pasqua è sempre quello del Buon Pastore. Siamo nel capitolo 10 del Vangelo secondo Giovanni e di questo capitolo 10 leggiamo un po' la seconda parte di questa simbolica del pastore che Gesù presenta. Più volte Gesù usa il nome che Dio ha rivelato a Mosè. Io sono, e lo applica a se stesso mettendo la luce, ego ei mio fos tu cosmo, io sono la luce del mondo, io sono la via, la verità, la vita. Adesso Gesù dice io sono il buon pastore, ego ei mi o poimen o kalos, io sono il pastore, quello proprio bello. C'è una bellezza che rifulge dalla persona di Gesù. E da che cosa è data questa bellezza? Che diversamente dal mercenario che tende a sfruttare le pecore, ad abusare delle pecore, che tende ad approfittare delle pecore e a ucciderle per se stesso, il pastore, quello vero, quello di bellezza, fa al contrario, è lui che dà la vita per le pecore. Gesù lo sottolinea tante volte questo verbo, offrire la vita, ma il verbo è paradidomi, che è il verbo della consegna. È il verbo che già nel capitolo 3 del Vangelo di Giovanni Gesù usa quando parlando con Nicodemo dice: il Padre ha tanto amato il mondo da consegnare il suo figlio, paradidomi. Gesù ora usa con insistenza questo verbo. Il buon pastore, il pastore di bellezza, è quello che consegna la sua vita. E poi dice, per questo il Padre mi ama, perché io non prendo la vita mia per me stesso, non la considero per me, ma la consegno per le mie pecore. Allora, da parte di Dio, la consegna è un dono totale di sé, per il bene nostro, sue pecorelle. Da parte degli uomini, invece, la consegna è un tradimento. Questo verbo viene predicato anche di Giuda, il quale consegnò Gesù per 30 denari. Allora, noi da che parte stiamo? In questa Domenica del Buon Pastore ce lo dobbiamo chiedere. Siamo dalla parte di Giuda che consegna tradendo, cioè che tradisce, dalla parte di Giuda che in fondo uccide l'amicizia solo per un misero guadagno, uccidendo così se stesso e la sua pace interiore, o dalla parte di Dio, che invece consegna se stesso fino a morire a se stesso,
pur di darci la vita. La bellezza che noi cerchiamo sta nell'amore che si fa dono di pura consegna. È quello che auguro anche a voi. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Arrivederci. Thank you.